innanzitutto quale potesse essere il mio contributo, visto che non sono né un magistrato né un esperto di diritto. L'argomento di quest'oggi è un argomento anche molto specifico, perché si tratta di individuare i limiti e le prospettive della riforma legislativa. Dopodiché, leggendo anche gli obiettivi contenuti nel manifesto, ascoltando oggi la relazione di Don Ciotti, mi sono sentita molto confortata, riflettendo anche su quello che è stato l'iter di questi anni attraverso anche le attività di contromafie e l'importanza e la sensibilità che il Libero ha sempre avuto rispetto agli aspetti formativi ed educativi. Già appunto nel manifesto vengono fuori tre declinazioni del sapere: il sapere come strumento di conoscenza, il sapere come presupposto per creare condizioni di vivibilità improntate sui valori della democrazia, il sapere come effettiva azione di contrasto alle mafie. Quindi non mi soffermerò assolutamente, non sono in grado di farlo, lo hanno fatto altri molto meglio di me, nelle proposte e nelle modifiche di contenuto relativamente al codice e alla legislazione presentata, ma andrò a definire quelle che a mio parere possono essere delle linee all'interno delle quali la formazione, il sapere, l'università, le agenzie formative possono intervenire nell'analisi di questo prodotto così come è stato esitato e poi è entrato in vigore lo scorso 7 settembre. E allora, ripercorrendo qualcosa che già poco fa anche per Luigi Morosini accennava, a mio parere occorre analizzare il testo esitato tenendo conto innanzitutto quello che è presente in questo testo e quale immagine di mafia viene fuori da quanto è presente nella formulazione attuale, ma soprattutto quello che non è presente nel codice e il perché non sono presenti alcuni aspetti specifici, e quindi chiedersi perché ci siano dei vuoti e in particolare questi vuoti. Un altro contributo è quello relativo alla riflessione sul valore della ricerca e della cultura nella lotta alle mafie. È legato a questo anche il rapporto tra il sapere sulla mafia e le azioni di contrasto. Ancora, l'uso del sapere da parte di chi è dentro le organizzazioni come strumento di neutralizzazione. Poco fa appunto Luigi Ciotti parlava di questa scarsa senso etico, e dunque tutto ciò passa anche attraverso un abile strumento, un'abile azione di manipolazione che non è soltanto fatta dai mezzi di comunicazione di massa. Io ricordo una dichiarazione di Marcello Dell'Utri di qualche tempo fa che diceva: andando al governo modificheremo i libri di storia. E allora l'attenzione sui libri di storia e non sulla pubblicità è un'attenzione a una modalità, è al peso che la conoscenza in qualche modo può avere nel costruire un'immagine della realtà e un'immagine anche del fenomeno mafioso, o di contro nel neutralizzare la valenza criminale, non soltanto a livello normativo come è stato fatto con la depenalizzazione di tutta una serie di reati, ma anche a livello cognitivo, il che è anche molto più difficile da individuare. Quindi ancora il parallelismo fra la dimensione polimorfa del fenomeno mafioso e la necessità di dotarsi di strumenti di sapere pluristratificato, ed infine, anche qui Don Ciotti lo diceva benissimo, il contributo che la formazione e la ricerca possono dare non più e non soltanto nel perseguimento della legalità, ma nel rilanciare i valori della giustizia sociale e della democrazia. Mi sia consentita proprio una brevissima premessa, cioè quando noi parliamo di sapere parliamo di una cosa che ha una valenza duplice: da una parte il sapere è la precondizione di qualsiasi conoscenza, quindi è lo strumento che ci consente di conoscere, dall'altro è il contenuto delle nostre conoscenze. Quindi il primo contributo che secondo me l'università, la scuola può dare nella lotta alle mafie, dunque anche nella redazione di un codice che tenga conto delle acquisizioni fin qui maturate, deriva proprio da un'indicazione di tipo metodologico.
Innanzitutto, vi dicevo, occorre soffermarsi sul nesso teoria-prassi, cioè quanto dagli articoli che possono sembrare esclusivamente teorici abbiano poi delle conseguenze pratiche, e di contro quanto ci sia di implicito nella prassi, cioè quanto, che cosa presupponga, che immagine del mondo, che immagine della realtà, che immagine di mafia possono dare degli aridi formalmente articoli di legge. Richiamandomi appunto a questa istanza metodologica, riguardo quelli che sono stati i presupposti della formazione, gli obiettivi dichiarati del codice, si parlava di ricognizione, armonizzazione, coordinamento, semplificazione, ammodernamento, si parlava di tenere conto di quella che era anche la situazione internazionale della legislazione. Tutto ciò non è stato fatto. Quello che emerge, ripeto, lo dico da un punto di vista della tenuta, non tanto del contenuto specifico, quello che emerge da questo codice è una frammentarietà e una lacunosità di questo testo, la sua assenza di memoria e di sedimento storico, che non lascia sicuramente emergere una conoscenza chiara del fenomeno mafioso e che talvolta sembra amplificare e sottolineare l'intervento governativo, scusatemi l'esagerazione, ad un burocratico snellimento delle procedure di accertamento della mafiosità dei soggetti singoli e delle imprese. Quindi ci sono tutta una serie di assenze, fra cui la significativa assenza di una riflessione preliminare di che cosa sia il fenomeno mafioso, e quindi una definizione a partire dalla quale andare poi a individuare quelli che sono gli strumenti più adeguati per combatterli. Si parlava poco fa dell'articolo 416 ter, il dottor Morosini metteva in evidenza ad esempio quanto non avvenga mai lo scambio di denaro contro appunto i voti, ma in questo caso noi dobbiamo, prendendo appunto ad esempio questo aspetto, dovremmo allargare la nostra prospettiva dicendo che non soltanto si possono prevedere autorizzazioni, appalti, finanziamenti rispetto a un intervento richiesto, ma talvolta la mafia entra in gioco e basta, per favorire la mafia è necessario non fare niente. C'è una bella dichiarazione di Salvatore Cocuzza del 1994 dove lui dice proprio: il problema è questo, qualcuno magari ipotizza che uno vota un partito perché deve fare qualcosa per Cosa Nostra, invece in realtà è questo: Cosa Nostra fino a quel periodo votava quel partito perché non facesse niente, questo era il problema, non che facesse qualcosa. Che le cose rimanessero per come erano, per noi era già un grosso favore, una cosa importante. Dunque, questo elemento è un elemento fondamentale, ma un terzo elemento viene fuori dall'analisi di come è cambiata la mafia, che talvolta si è ribaltato il rapporto fra mafiosi e politici, e che non sono tanto appunto i mafiosi ad avvantaggiarsi di quello che i politici possono fare per loro, non soltanto e non sempre il mafioso è più forte, talvolta è la mafia al servizio della politica, laddove soprattutto abbiamo a che fare col crimine dei potenti e con le aree grigie. Rispetto a questo aspetto particolare mi sembra che il vuoto normativo sia abissale. Mi limito a questo esempio per sottolineare un primo suggerimento che appunto chiama in gioco l'apporto che il mondo della formazione e della ricerca possono fornire alla lotta alle mafie, e cioè la conoscenza del fenomeno che deve essere il presupposto per qualsiasi elemento e per qualsiasi intervento. Da qui appunto l'interrogativo, su questo non mi soffermo, dico soltanto che è un punto importante su cui riflettere. Vi dicevo sui vuoti, sui impliciti, su quello che in questo codice non c'è, come giustamente facevano notare sia Libera che Avviso Pubblico nelle loro osservazioni sul codice, manca qualsiasi riferimento ai collaboratori di giustizia, ai testimoni, alle vittime della criminalità organizzata, manca qualsiasi riferimento alle trasformazioni che sono intervenute, e manca qualsiasi riferimento dunque al connubio fra mafia e crimine dei potenti. E anche
ancora, soprattutto, ci potremmo chiedere come mai e come si giustifichi l'assoluto silenzio di qualsiasi iniziativa che abbia a che fare con la ricerca e con la formazione o con azioni di sostegno nell'ambito della cosiddetta antimafia civile e sociale. Dunque, l'esigenza che si pone è proprio quella di ripartire da quello che non c'è per poter su questo fare delle proposte. E qui appunto una prima proposta ampia, che poi magari andremo meglio a definire all'interno dei lavori di gruppo: l'istituzione di una commissione che supporti i lavori della stesura del nuovo codice, tenendo conto non solo dei dati tecnici ma anche delle conoscenze acquisite dalla ricerca degli studi sul tema. Questo, a mio parere, è possibile senza esporci ad accuse di eccessivo protagonismo, perché tra le finalità di questo testo unico, codice, come lo vogliamo chiamare, sta proprio quello di raccogliere, coordinare e armonizzare le norme sulla base, si dice, di principi e criteri comuni. Allora ritengo che se parliamo di principi e criteri comuni, la ricerca scientifica non solo è legittimata, ma anche responsabilmente obbligata a mettere a disposizione le sue competenze e i suoi risultati, e i risultati acquisiti dai suoi studi. Occorre quindi tenere presente una duplice prospettiva: una prospettiva a lungo termine, che è quella appunto che lavora sulle trasformazioni e che appunto si sviluppano nel tempo, e una prospettiva a breve termine, che è quella che interviene con proposte specifiche. Rispetto alla prospettiva a breve termine, penso che avremo modo di parlarne meglio nei lavori di gruppo. Sulla prospettiva a lungo termine mi piace ricordare quanto diceva Gandhi sugli strumenti di lotta per sconfiggere il colonialismo inglese. Gandhi diceva: non mi preoccupo semplicemente di liberare l'India dal giogo inglese, sono risoluto a liberare l'India da qualsiasi giogo. Il puro e semplice allontanamento degli inglesi non fa l'indipendenza, questa consiste nella consapevolezza del comune abitante di un villaggio di essere l'artefice del proprio destino, il legislatore di se stesso. Parafrasando Gandhi, potremmo dire che la sconfitta eventuale delle mafie non garantisce di per sé il rispetto dei valori della democrazia. E allora è su questo doppio livello che dobbiamo lavorare, tenendo conto di quella che è la situazione nella quale ci troviamo, una situazione in cui il non risolto conflitto degli interessi crea tutta una serie di effetti molto pesanti, lo scontro in atto fra i vertici istituzionali, il degrado della politica, e potrei ancora continuare. Voglio solo ricordare l'aumento del divario fra le fasce più deboli della popolazione e le fasce dei più ricchi, il venir meno di una politica sociale a favore degli strati marginali della società, l'insofferenza per la diversità, il campanilismo che richiudono ogni possibilità di dialogo, l'infantilizzazione dei cittadini che non sono neanche in grado di scegliere i propri politici, vista la legge elettorale per ora in corso. E allora ecco che, a mio parere, alcune proposte concrete possono essere fatte. Qui velocemente ne individuo per grandissime linee alcune che per me sono importanti. Ribadendo innanzitutto l'esigenza di questo lavoro di squadra che affianchi ai politici, agli esperti di diritto, esponenti del mondo della cultura, esponenti della società civile, del mondo delle professioni, dell'associazionismo, alcune proposte riguardano innanzitutto la presa di coscienza della dimensione teorico-pratica del sapere nella lotta alla mafia, che richiede di aggiornare i paradigmi di analisi tenendo conto della trasversalità del problema e della transdisciplinarietà degli approcci. In secondo luogo, la necessità di un lavoro di rete con i referenti politici e istituzionali. Ancora, la messa a punto di reti specifiche di lavoro fra le università. Il testo parla di questa banca dati della documentazione antimafia, ma non parla assolutamente di una banca dati che socializzi le informazioni, le ricerche, le acquisizioni che sono state fatte e che continuano ad essere fatte all'interno delle tante università. La necessità ancora della creazione e della promozione di contatti internazionali, l'attivazione di azioni di formazione specifica
che coprano in qualche modo tutte le fasce della popolazione, dei giovani, gli adulti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i sacerdoti, gli operatori sociali, le famiglie, pensando anche a interventi mirati. Ancora un elemento importante a mio parere è la valutazione dell'efficacia di questi interventi formativi, che garantisce la qualità ed evita che Francesco Campanella possa farsi promotore di iniziative di formazione alla legalità. Occorre anche tutelare e valutare e garantire la qualità dei percorsi formativi. Ancora, a mio parere, un'azione di vigilanza ampia, vi dicevo, sullo stato di salute della nostra democrazia, individuando degli indicatori e degli ambiti privilegiati di osservazione. E qui, a mio parere, un primo elemento che potrebbe, da cui si potrebbe partire potrebbe essere quello relativo all'informazione, al mondo dell'informazione. Dunque, concludo, occorrono a mio parere proposte concrete, ma occorrono anche delle sinergie che aiutino a far transitare dal piano della teoria a quella della proposta al piano dell'azione. Soprattutto appunto in un periodo in cui la stretta economica del nostro paese impone dei tagli draconiani agli investimenti sulla cultura e sull'università. E, a mio parere però ancora occorre, vi dicevo, nel fare queste proposte tenere conto dello scenario e quindi collocare queste proposte ampie dentro uno scenario ancora più vasto, velocissimamente. Per questa ragione ipotizzo soltanto un libro dei sogni. Per questa ragione a mio parere potrebbe essere utile proporre la stesura di un documento, di un manifesto degli intellettuali che si impegnino in un'azione di liberazione delle coscienze, ridando al sapere il ruolo che merita, quello di non sottoporsi ai poteri di turno, ma quello di vigilare e operare per lo sviluppo di uno spirito critico e di un'attenzione alla complessità. Basta con gli intellettuali a servizio dei principi, occorre recuperare un'etica della professione anche con scelte drastiche e dolorose, occorre trovare nuove forme di comunicazione, nuovi sistemi di diffusione dei saperi e delle informazioni. Quindi la costituzione di una rete tra le università si sposta dal versante della ricerca a quello del monitoraggio del livello di democraticità del nostro paese. Penso a una sorta di osservatorio pronto a intervenire sulle questioni che oggi ci stanno più a cuore e sono tante, dalla bioetica ai migranti e ai crimini economici, alla libertà di stampa, dalla giustizia sociale alla difesa della democrazia. Ancora, la costituzione di un osservatorio sulle riforme, scuola, università innanzitutto, ma con possibilità di estensione ad altri ambiti, la giustizia e l'informazione, per valutare le ricadute anche immediate delle riforme in atto sullo stato sociale e per far conoscere alla cittadinanza queste ricadute. Infine, chiudo davvero, a mio parere occorre oggi anche la messa a punto di strumenti nuovi, di forme di comunicazione ed anche di un certo coraggio nel rivedere e ripensare concetti che sembrano vecchi. Se le regole del gioco sono truccate, non possiamo pensare di vincere una partita contro chi ha in mano il mazzo di carte. Dobbiamo cambiare gioco, dobbiamo provare a disarticolare la logica che sta alla base di alcune scelte, erodendone il consenso attraverso strumenti, anche nuovi, che proprio forse il mondo dell'università e della scuola possono mettere a punto per arrivare a un'opera di chiarificazione e di verità. Grazie.